Va, appena l'ho vista l'ho chiamato subito. Entra. Allora ricominciamo. L'hai conosciuta in discoteca. Poi? Ma te l'ho già detto, non c'è molto da raccontare. Era simpatica, ci siamo messi a ballare. Poi? Non avete detto niente? Lei non ti ha detto come si chiamava, dove abitava, niente? No, non me l'ha detto! O forse sì, ma chi se lo ricorda? Era una così, una che conosci in discoteca, ti rimorchi per una serata e poi non la vedi più per tutta la tua vita. Lo sai come sono queste cose? No, io non lo so come sono queste cose, perché io in discoteca non ci vado. Non faccio le 5 della mattina, però di questo parleremo in un altro momento. Adesso, seduto, chi ti ha detto di alzarti? Siedi e cerca di ricordare quello che ti ha detto parola per parola. Mia, niente, niente, le solite scemenze, cose che si dicono, come balli bene. Sì, a un certo punto mi ha chiesto se ero il figlio del maresciallo dei carabinieri. Perché? Che ne so. Comunque era straniera, te l'ho detto, polacca, credo. Ma non è che mi ha raccontato la storia della sua vita, papà. Abbiamo ballato e basta. Giacomo, questa ragazza è stata ammazzata ferocemente e noi non sappiamo chi sia. L'unico che la conosce sei tu. Tu sarai interrogato dal giudice e dovrai rispondere senza tentennamenti e senza esitazioni. Oh, ma cosa credi, che l'ho ammazzata io? Non dire cretinate, mettiti seduto. Eh no che non mi siedo, perché c'hai un tono, c'hai. Guarda che io potevo non dirti niente, invece ti ho chiamato subito appena l'ho riconosciuta. E che vuoi, la medaglia d'oro vuoi? Ah, vuoi la medaglia d'oro? Hai fatto il tuo dovere di cittadino. Ma è possibile che in questo paese chiunque faccia il suo dovere vuole la medaglia d'oro, vuole? Guarda che il giudice non ti conosce. Il giudice potrebbe arrivare a conclusioni errate, perché tu potresti essere l'ultimo ad averla vista viva. Perciò mettete a sede! Giù! Scusa. E con calma. Era sola? Sì, anzi no. Sì o no? A un certo punto è arrivata una sua amica e si sono messe a parlare, anche un uomo mi pare, però forse mi sbaglio, magari quello passava per caso. C'era da confusione, pa. Com'era la sua amica? Com'era? In che senso? Mica te sto a chiedere se era buona, voglio sapere com'era, alta, bassa, bionda, era, blu. Era biondina, capelli lisci, carina. Porta sempre un paio di stivali rossi. Come fai a dire sempre, come lo sai? Perché l'avevo già vista lì qualche volta, serve ai tavoli questa.